La rievocazione di una pagina di storia diventa a San Gregorio Matese un appuntamento fisso ormai giunto alla sua 16ª edizione. Il sipario sull'evento si è aperto lo scorso 27 luglio e si chiude questa sera. Parliamo della Notte dei Briganti organizzata dall'Associazione Culturali Briganti del Matese. San Gregorio Matese dunque ancora una volta cambia volto e a fine luglio, come da tradizione, fa un salto nel passato e ritorna al tempo del regno delle due Sicilie e dell'intrigante fenomeno del brigantaggio post-unitario. Le Notte dei Briganti è dunque quanto più si avvicina ad una vera e propria rievocazione storica per l'accuratezza delle ricostruzioni, dei costumi e degli spaccati di vita dell'epoca, anche se profondamente in essa ci sono connotazioni popolari e folcloristiche. Ma non è solo storia, c'è anche una parte più leggera ma altrettanto suggestiva, che sono le scorribande di briganti nei vicoli e piazzetti del piccolo centro matesino, e poi il settore enogastronomico, l'artigianato locale, che insieme all'AFA di queste ore richiamano sempre più visitatori al ritmo della musica popolare. Da San Gregorio Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.